Ciao ragazzi, come state? Allora, foglietto, perché oggi facciamo una cosa che mi andava di fare tantissimo. Era un po' che non facevo una challenge, ne ho fatta qualcuna in passato con alcune mie amiche dei libri, ve le lascio qua, vi lascio qua, forse c'è la playlist addirittura, perché sto cercando di diventare una persona ordinata. Quindi vi lascio qua alcuni video divertenti fatti in passato con le mie amiche e oggi invece ne facciamo uno in solitaria, che va bene lo stesso, dai, e, che si chiama Do I Have That Book Challenge? Do I Have That Book Challenge? Sì, quindi ho questo libro in libreria, possiedo questo libro, mi sono segnata appunto i punti sul fogliettino e siccome la situazione è quella che è, lo sapete, la maggior parte dei libri cercherò di trovarli qua quando possibile, se invece mi viene in mente che sono da altre parti, mi vedrete sparire, tornerò, taglierò, vedremo come fare. Comincerei subito con il primo punto. Mi dispiace dover già fare una premessa, ma traducendo, cercando le risposte tradotte, traducendo appunto le risposte, le domande, ho trovato più traduzioni, più versioni di questo punto che chiede di trovare un libro con le pagine sfalsate oppure invecchiate, cioè non so bene quale sia la traduzione corretta. Siccome io ce l'ho con le pagine invecchiate, andrò a prendere quello con le pagine invecchiate, perché quello con le pagine sfalsate, francamente, non saprei veramente dove reperirlo. Ed eccolo qua, ne ho preso uno dei quattro a caso, nel senso che tutti e quattro sono fatti così. Si tratta dei libroni pubblicati da Oscar Wilde. Di Carlos Ruiz Zafón, ce la posso fare? Pronto? Ok. Questo è il quarto volume, Il labirinto degli spiriti, e tutto il libro, non solo le pagine, è strutturato come se fosse un libro antico. Per cui adesso vi prendo, qua ad esempio non si vedrà mai, ecco, ma vedete sotto che le pagine sono trattate come se fossero appunto non di primo pelo, e stavo cercando qualche altro segno più evidente. Ma ovviamente non ve lo trovo. Comunque, ecco qua, più o meno questo è. Spero che valga e andrei avanti. Trova un libro con più di tre personaggi sulla copertina. Siccome non ne ho tanti girati di faccia, ovviamente qua non ce ne manco mezzo, dovremmo pensare, dovrei pensare, dovrei pensare quanto ci metterò, dovrò tagliare, vero? Mi confermate che devo tagliare? No? Eccolo! Ta-da! Tuo Simon, anche quello che c'era dietro in realtà, più di tre personaggi sulla copertina, che è Mentre noi restiamo qui di Patrick Ness, e questo invece è Tuo Simon di Betty Albertalli, e ci sono quattro personaggi in copertina, per cui direi che ce l'abbiamo fatta. Poi, basato su una storia di fantasia, un libro basato su una storia di fantasia, in realtà posso prendere un po' qualsiasi cosa, giusto? Perché l'importante è che non siano storie vere. Allora, così per parlarvi di qualcosa che non vi mostro spesso. Oh mamma, prendiamo questo. Prendiamo Il Circo della Notte di Erin Morgenstern, ripubblicato di recente da Fazio Editore, che è sicuramente una storia di fantasia, non è basato su una storia vera, parla di un circo incantato e quindi direi che si presta per la nostra esigenza. Il quarto punto chiede: oddio, un libro che abbia il titolo di esattamente 10 lettere. Cioè, qui devo contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh mamma, non ce la farò mai, ragazzi. Quello, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apostrofo vale. Prova del 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espiazione di McKeown. Meno male, che tra l'altro non ho ancora letto Disonore su di me, sulla mia vita, perché mi intimorisce tantissimo. È un autore che amo molto, questo è il suo grande capolavoro, quindi non l'ho ancora letto, non ho visto il film, né niente. E va bene, e vediamo il punto 5 che dice un libro con un titolo che inizia e finisce con la stessa lettera. Buon cielo. Dunque, con la Q o con la Y direi di no. Dovrebbe. Ah, eccolo qua. Guarda. Almarina di Valeria Parrella, che ho acquistato l'anno scorso perché era candidato allo Strega e, come vedete dal fatto che sia ancora impellicolato, non l'ho ancora letto, non sono una bella persona. È piaciuto moltissimo alla mia amica, per cui
Spero di leggerlo presto, così insomma mi sento anche un po' meno in colpa. Poi, punto numero 6, un libro comprato al supermercato. Beh, mi devo solo ricordare quale posso aver comprato al supermercato. Non lo ricorderò mai. Madonna, che rompo tutto qua. Ma ti prego, esci senza romperti. Mi è venuto in mente che I gemelli di Poulenc di Sandrine Destombe, chi lo sa, io il francese, me lo ha comprato mio nonno, amore santo, una volta che siamo andati a fare la spesa insieme là in campagna dove era a casa lui e l'abbiamo comprato al Bennett. Il Bennett è un supermercato, quindi penso che possa valere, giusto? Poi, il punto numero 7 dice: un libro scritto sotto pseudonimo, questo è facile. Perché vi posso far vedere agilmente, forse, uno dei libri di Lars Kepler. Adesso ho fatto un casino. Ovvero I due coniugi che scrivono a quattro mani e che si sono poi chiamati Lars Kepler insieme. Questi sono dei thriller psicologici nordici, perché loro sono, non mi ricordo se danesi o svedesi, francamente, forse nessuno dei due, forse finlandesi. Scrivono dei thriller bellissimi. Adesso un po' che gli ultimi non li leggo, ma tutti i primi 6 o 7 li ho amati tutti tantissimo, quindi già che ci siamo ve li consiglio. Poi, punto numero 8, un libro con un titolo che contiene il nome di uno dei protagonisti. Ah, lo so, questo qua lo so, però non so dov'è il libro, cioè so che ce l'ho, ma non so dov'è il libro. Frankly in Love, non si vede un tubo perché c'è la luce troppo sparata, però Frankly in Love, Frank Lee è il nome del protagonista. Questo è un romance young adult super carino che vi consiglio tantissimo. Poi, dove eravamo arrivati? Al 9, giusto? Un libro che contenga due mappe. Non lo so. Ce n'era anche una, mi ha fatto alterato, sì, dai. Vedi che non c'è la mappa. Ecco, una. Vale come due, raga. Una è qua. E poi girando la pagina ce n'è un altro pezzo. Potrebbe valere? Fatemi sapere, ditemi voi. Ma dai, facciamo che vale. Poi, un libro da cui hanno tratto una serie TV. Posso farvi vedere qualunque cosa, tipo, adesso cade tutto. Questo, di cui vi ho parlato in un video precedente o successivo, chi lo sa. Allora, punto numero 11, un libro scritto da qualcuno famoso per altro, anche questo ce l'ho visto prima per altre cose, ed è Perché parlavo da solo di Paolo Bonolis, che mi ha regalato la mia mamma, ci siamo dette, ah, lo leggiamo tutte e due, assolutamente, e non l'abbiamo ancora letto né io né lei, però ci interessava molto soprattutto per quelli che sono gli aspetti della sua vita personale, legati ai suoi figli e alla sua famiglia. Poi, 12, un libro con un orologio in copertina. So di averlo. Ah, lo so, lo so. Chissà poi perché sto correndo, lo so solo io. Comunque, per non farvi vedere sempre il solito Greta Wells, di cui vi ho già parlato in abbondanza quest'anno, vi faccio vedere L'orologiaio di Filigree Street di Natasha Pulley, Palley, Palli, non lo so, che ha un meraviglioso orologio qui, che è tra l'altro così fatto così, cioè questo è un buco e dietro c'è l'orologio. Che era raffigurato qua dentro, insomma, era carino, mi piaceva l'idea di farvelo vedere. Poi, un libro di poesie. Cioè, abbiamo un libro di poesie. Un libro di poesie. Un libro di poesie. So che ci sei. Eccoti lì. Ah. Tra l'altro, non mi ricordo se ve ne ho parlato di recente di questo libro. Oddio, sì, possono essere considerate poesie. Alcune sono. Come faccio? Alcune sono proprio poesie, altre sono piccoli scritti in rima, insomma, è un po' un ibrido questo libro. Si chiama Nati per lasciar perdere di Vincenzo Costantino. È stupendo, ve lo consiglio tantissimissimissimissimo. E vado avanti per non ammorbarvi col punto 14, libro con un premio stampato sopra. Stampato sopra. Stampato, ragazzi, secondo me, per quanto abbia tanti libri, stampato non ce l'ho. Nel senso, se dobbiamo dire, tipo al Marina che abbiamo visto prima, con la fascetta del premio, sì, però se mi potrei fare le butto, questo ce l'ha perché
chiuso dentro. Però no, stampato sopra secondo me non ce l'ho. A meno che fermi tutti, non si stia parlando di tipo vincitore del premio, tal dei tali, scritto in piccolo dopo il sottotitolo. Beh, lo lasciamo per ultimo questo perché è troppo difficile. Poi, autore con le tue iniziali lo so già. Lo so già perché, aneddoto, avevo partecipato ad una challenge tantissimi anni fa e c'era un punto così, per cui, aiuto, mi stanno cadendo i capelli. Ecco, è tutto molto bello, ma perché? Ecco, e quindi il punto chiedeva proprio questo, di leggere il libro di un autore con le tue stesse iniziali e quindi io vi faccio vedere Eleonora Carta, che è anche omonima di nome. Piani inclinati è un thriller psicologico bellissimo che vi consiglio molto e di cui vi lascio il link alla recensione che ho fatto sul blog qui sotto. Poi, 16, un libro di storie brevi. Definiamo storie brevi, nel senso, potrebbe essere un libro di racconti, però storie brevi sì, direi che potrebbe essere un libro di racconti e mi casca sott'occhio. I racconti degli speciali di Ransom Riggs, una serie che mi era piaciuta tantissimo all'inizio, sicuramente i primi due volumi, il terzo l'ho letto, il terzo mi pare di sì, e poi però mi ero impiantata perché ci mettevano troppo a pubblicare gli altri, poi li hanno pubblicati tutti di colpo, vabbè, tant'è che ho trovato questo all'usato e me lo sono preso come sto recuperando d'altronde tutti gli altri volumi di questa serie. Quindi ce l'abbiamo, poi. Sempre più difficile, punto 17. Un libro che abbia fra le 500 e le 510 pagine, quindi da 500 a 510 pagine. Che ci possiamo tornare alla fine e passerei a anche qua vinco facile perché ho appena registrato un video fatto esattamente così, un libro da cui hanno tratto un film e vi posso far vedere, vediamo, tra questi vi faccio vedere quello che vi ho fatto vedere meno magari in assoluto, che potrebbe essere Revolutionary Road di Yates, Richard Yates, e questo era facile. Poi, graphic novel, direi che quella che ho a portata di mano è questa qua, Kill the Granny 2.0, che ho acquistato al libraccio, me l'ha fatta scoprire la mia amica Sofia, e non l'ho ancora letta, ma deve essere stupenda, parla di un gatto che vuole uccidere una nonnina. Un libro scritto da due o più autori, ecco, mi sono bruciata i Lars Kepler, però mi viene in mente che ho un thriller psicologico sicuramente, che è lì appoggiato sotto a tutto, ovviamente. Vediamo se mi viene in mente qualcun altro, così non devo tirare fuori quello per forza, che è un massacro. Aspettate che me ne è venuto in mente uno. L'ho trovato! Allora, questo qua è un vecchio, abbastanza vecchio libro fantasy sui vampiri, se non sbaglio, che avevano presentato in una libreria dove lavoravo. E i due autori sono Sara B. Elfgren e Mats Strandberg. Ecco qua. Allora, ci sono rimasti indietro i due punti. Quindi io direi a questo punto che taglio e cerco il premio stampato. Forse mi è venuto in mente. Aspetta. Ci potete credere? Sono stata fino adesso che voi direte, hai tagliato? Non lo sappiamo quanto sei stata, però. Ho cercato parecchio, non ho trovato un libro col premio stampato sopra, anche se sono sicura che da qualche parte ce ne sia uno, perché ci sarà sicuramente. Oops, watch out. Trovato il libro da 500/510 pagine, ma è possibile che sia stato così difficile? Tutti sopra o sotto, ovviamente, ma 500, erano le 500, zero, finché non ho trovato lui. Ah, Valentina d'Urbano, Isola di Neve. Grazie Valentina d'Urbano, meno male. E
senza fare spoiler, si vede, quella è pagina 500, l'ultima pagina del libro. E così ce l'abbiamo fatta, ragazzi, sempre con dello sconclusionamento, però ce l'abbiamo fatta. Avete visto il mio nuovo amico? Ecco, lui, dobbiamo trovargli un nome, come lo chiamiamo? Ernesto Ermenegildo. Io prediligo sempre i nomi con lei, non so come mai, perché non sono stata mai una grande fan del mio nome, però quando do il nome a qualcosa, spesso ecco la E, va bene, non importa, andiamo avanti. Grazie ragazzi di essere stati con me, spero che vi siate divertiti, tutto sommato, nonostante i deliri. Io vi mando un gigantesco abbraccio, vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao anche da lui, fatemi sapere come chiamarlo.